Dopo la prima mobilitazione del 21 ottobre, i lavoratori dei panifici artigianali e industriali di tutta Italia sono tornati a scioperare lunedì 12 dicembre, con il fine di sbloccare la fase di stallo delle trattative e arrivare quanto prima ad un rinnovo del contratto che possa migliorare le condizioni di lavoro di circa 80.000 impiegati del settore a livello nazionale. Contemporaneamente a Milano, dalle ore 11 davanti alla Casa del Pane in Corso Venezia, si è svolta una manifestazione alla quale hanno partecipato delegazioni provenienti da tutto il territorio. Quello che chiediamo in questo momento è semplicemente una maggior tutela per i lavoratori. Le controproposte che ci fanno non sono assolutamente accettabili, perché si parla di tornare a questioni ormai della storia passata del lavoro italiano, e quindi speriamo che adesso si ritorni a fare una trattativa normale, con i toni che ci devono essere in questo paese, perché siamo in un paese democratico, quindi è normale che i lavoratori e le aziende si possano confrontare per raggiungere obiettivi comuni positivi. Il rinnovo del contratto di lavoro consente anche di tutelare condizioni di lavoro che sono elementi essenziali per la qualità delle produzioni e del pane. Federparificatori e Fiesa hanno però negato ogni disponibilità a riconoscere aumenti contrattuali sui minimi tabellari nazionali. Oggi siamo nella situazione che ancora non c'è una discussione tra le parti vera, se non appunto le aziende della panificazione, che dicono che di fronte alla crisi bisogna superare e peggiorare il contratto nazionale, cosa che per noi è sbagliata, perché significherebbe non dare regole più a nessuno. Il contratto nazionale di lavoro, oltre a dare più soldi e distribuire ricchezza, serve anche per garantire le condizioni di lavoro, e secondo noi dietro le condizioni di lavoro, se sono regolamentate da un contratto, si riesce anche a tutelare meglio anche la qualità delle produzioni, anche la stessa sicurezza alimentare. Proprio per garantire loro corrette tutele per un lavoro dignitoso e un dovuto aumento salariale, i sindacati nazionali hanno indetto 8 ore di sciopero che coinvolgerà i panifici associati a Fiesa Confesercenti e Federparificatori. Avere un contratto e dare dignità ai lavoratori. In questo momento c'è una chiusura ancora totale da parte delle parti datoriali.